Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità dopo l'istituzione del Green Pass, boom di prenotazioni di vaccino nella nostra regione, dove si punta a raggiungere per fine agosto l'immunità di gregge. Nessun rallentamento per le vaccinazioni ad agosto, promette l'assessore regionale Nicoletta Verì. Paolo Renzetti. Allora, si va verso il mese di agosto, c'è il rischio che ci possa essere un rallentamento nelle vaccinazioni oppure tutto proseguirà come è stato fino ad oggi? La Regione Abruzzo sta continuando la campagna vaccinale, così come anche emerge dal report nazionale, siamo tra le prime regioni ad avere un'alta percentuale di vaccinati in base alle dosi che sono state consegnate. Assolutamente non si prefigura quello che potrebbe essere un rallentamento, anzi siamo convinti che a fine agosto arriveremo a quell'immunità di gregge che equivale all'80% della popolazione della nostra regione vaccinata. Abbiamo avuto un aumento notevole di richieste, specialmente nei giovani. Devo dire che fino al 22 luglio c'era un momento di stallo nelle prenotazioni. Appena c'è stata la richiesta del Green Pass, abbiamo avuto un notevole aumento, suddiviso proprio, aumento di richieste suddiviso proprio in tutte e quattro le ALS, e in tutto le prenotazioni sono aumentate di migliaia di richieste. Nei giorni scorsi c'erano stati anche i complimenti della Presidente del Senato che aveva parlato, parlando proprio del Lab di Via Tirino, di un esempio da imitare. Sì, con molto piacere, ma soprattutto con molto orgoglio, e sinceramente colgo sempre l'occasione per ringraziare in modo particolare i sanitari e soprattutto i volontari che hanno organizzato queste sedi hub importanti per la vaccinazione. E nella nostra regione sono tanti i centri di modello e di punti di riferimento proprio per organizzazione, per requisiti, per strutturazione. La crescita c'è. È una crescita prevalentemente nell'ambito dei giovani, di coloro che sono rientrati nella nostra regione da altre nazioni. Quindi abbiamo un virus, se vogliamo definirlo, importato. Attraverso le attività della prevenzione abbiamo messo in atto proprio un approfondimento ulteriore per seguire il tracciamento. Io stesso da parte del Dipartimento, da parte dell'Assessorato, ho chiesto una verifica continua e costante da tutte e quattro le ALS, con un monitoraggio, oserei dire, odierno di quelli che sono poi i risultati e soprattutto un'attenzione particolare. Ed ora è consueto aggiornamento con il bollettino sanitario. Sono 29 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1577 tamponi molecolari. È risultato positivo l'1,84% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è a 28. I ricoveri passano dai 25 di ieri ai 24 di oggi. Il tasso di ospedalizzazione resta allo 0% per le terapie intensive. All'1% per l'area medica. Non ci sono decessi recenti, il bilancio delle vittime è invariato a 2514. I nuovi positivi hanno età compresa tra gli 8 e gli 80 anni, la maggioranza è composta da under 30. Gli attualmente positivi salgono a 1200. E noi cambiamo argomento. In occasione della visita del ministro del turismo Massimo Garavaglia, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio è tornato a parlare di quanto sia fondamentale avere infrastrutture moderne per essere competitivi nell'offerta turistica nazionale. Vediamo. Visita a San Salvo per il ministro del turismo Massimo Garavaglia, ricevuto presso la sala consiliare dal sindaco Tiziana Magnacca e dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. Durante l'incontro, oltre a fare il punto della situazione per quanto riguarda il potenziale che può e deve esprimere la nostra regione dal punto di vista turistico, il presidente della giunta regionale ha puntato l'accento sul nodo infrastrutturale che in Abruzzo resta uno dei temi principali in ottica futura. È sicuramente il nodo principale perché la promozione turistica e il marketing territoriale della nostra regione poi subisce un filtro di selezione naturale rispetto al fatto che le persone che magari
si innamorano o vengono affascinate dai nostri territori, dalle nostre località, quando vanno a verificare quanto tempo ci vuole per raggiungerle e con che difficoltà ci si muove, naturalmente questo fa poi diminuire l'appetibilità del territorio. Il Presidente ha inoltre ribadito l'importanza di portare avanti il progetto per veder nascere finalmente la terza corsia anche nel tratto abruzzese della A14, che finora ha causato ingenti perdite a tutto il settore terziario. Ho fatto riprendere in mano dal Ministero e da Autostrade per l'Italia questo dossier sulla progettazione della terza corsia. Abbiamo finalmente avuto da Autostrade per l'Italia un primo studio di fattibilità per portare la terza corsia in una prima ipotesi già fino a Pescara, ed ovviamente noi insistiamo perché tutta l'autostrada A14 sia, diciamo, possa avere questo aggiornamento e miglioramento infrastrutturale. È ovvio che facendo invece un sforzo di infrastrutture si accorciano le distanze, arrivare dal nord verso l'Abruzzo deve diventare, può diventare, diciamo, molto più facile, molto più economico, molto più veloce. Da questo punto di vista è chiaro che l'Abruzzo ne guadagnerebbe in competitività, non solo per il turismo, anche per l'industria, anche per l'artigianato, anche per i prodotti tipici, per la filiera enogastronomica. Avere le infrastrutture per far viaggiare le merci significa permettere alle nostre merci di raggiungere prima, meglio e con meno costi i mercati dove venderle. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale che ridisegna i confini del parco Sirente-Velino per presunte violazioni della Costituzione. Il neopresidente dell'ente, Francesco D'Amore, racconta delle difficoltà di chi vive all'interno dell'area protetta, sottolineando il coinvolgimento dei territori interessati nelle decisioni prese. Giuseppe Dintino. No alla riperimetrazione del parco regionale Sirente-Velino. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 14 dello scorso 8 giugno che cancellerebbe circa 6.400 ettari degli oltre 54.000 che costituiscono l'area protetta. Talune disposizioni, recita un comunicato di Palazzo Chigi, si pongono in contrasto con la normativa statale e violano l'articolo 117 della Costituzione. Sarà quindi la Consulta ora a dover decidere se la legge è in contrasto o no con l'ordinamento. L'articolo 117 infatti stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva riguardo la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Esultano le associazioni ambientaliste. Il governo ha accolto le nostre richieste, fanno sapere dal WWF. In primo piano la salvaguardia delle diverse specie protette che abitano il parco, lupi, orsi, camosci che attraversano l'Abruzzo lungo i corridoi ecologici. Nell'area protetta inoltre sono comprese zone speciali di conservazione, zone di protezione e siti di interesse comunitario. Impugnata dal CDM, la legge regionale, il PD parla di fallimento della Giunta Marsilio. La riperimetrazione del parco però è il traguardo di un percorso lungo 20 anni. A ridurne i confini ci provò l'allora assessore di centrosinistra Stefania Pezzopane, poi ancora il centrodestra con la Giunta Chiodi nel 2013. Seguì la Giunta D'Alfonso con l'assessore Di Matteo per la costruzione di nuovi impianti sciistici e oggi la legge regionale della Giunta Marsilio promossa dall'assessore imprudente. Due settimane fa, dopo 6 anni di commissariamento, il sindaco di Fagnano, Francesco D'Amore, è stato nominato da Marsilio nuovo presidente del parco regionale, su indicazione dei sindaci dei 22 comuni compresi nell'area protetta. I miei concittadini vorrebbero uscire dal parco, ci ha spiegato il neopresidente raggiunto al telefono. I danni all'agricoltura causati dalla fauna ricadono sulle attività della zona con ristori lenti e incerti e qualsiasi decisione sul territorio deve essere approvata dalla sovrintendenza, rallentando così anche la ricostruzione post terremoto. Rischiamo di diventare ospiti in casa nostra, ha detto il primo cittadino di Fagnano, che comunque assicura che in quei oltre 6.000 ettari esclusi dal parco non ci sarà alcuna speculazione edilizia. Cronaca, una donna di 54 anni di Pescara è rimasta intossicata e ustionata sul 30% del corpo questa mattina in seguito ad un incendio avvenuto in un appartamento di via Nazionale Adriatica Sud a Pescara, a poche decine di metri dal confine di Francavilla al mare. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale civile di Pescara. La donna poi nel pomeriggio è stata trasferita con un volo militare presso l'ospedale di Pisa
e non come inizialmente ipotizzato a Roma. Altre due persone che erano all'interno della palazzina sono uscite fuori in tempo e sono state medicate sul posto. Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche gli agenti della squadra volante che stanno ricostruendo l'accaduto. E noi restiamo a Pescara, nuovi orari per la Movida. Il sindaco Carlo Masci ha firmato una nuova ordinanza che sarà in vigore fino a dopo Ferragosto. Vediamo. Sindaco, sono da poco in vigore i nuovi orari per quanto riguarda la Movida della città di Pescara. Saranno in vigore fino al termine più o meno della stagione estiva. Entriamo nel cuore del mese di agosto. Insomma, Pescara si appresta a vivere altre settimane con tanti turisti in città. Abbiamo stabilito degli orari che ci hanno permesso di mantenere tutto in equilibrio, perché io ho sentito il questore e il prefetto, mi hanno detto che quest'anno a Pescara non è successo nulla di eclatante rispetto a quei fenomeni che purtroppo negli anni passati si sono verificati e che si sono verificati quest'anno in altre città anche limitrofe, scontri tra ragazzi. Invece a Pescara non è successo nulla, perché evidentemente anche questi orari hanno permesso di mantenere una città tranquilla, dove chi si vuole divertire si diverte senza avere problemi, quindi una città più sicura. Gli orari che abbiamo stabilito per le due settimane che si avvicinano al Ferragosto, quindi l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, nelle zone centrali, nei giorni feriali fino all'una e il venerdì e sabato fino alle due, invece in tutte le altre zone della città fino alle due tutti i giorni. E invece nel periodo ferragostano, quindi la settimana prima di Ferragosto e la settimana dopo Ferragosto, in tutta la città i locali aperti fino alle 2 tutti i giorni. Avete trovato in un certo senso un compromesso anche con le associazioni di categoria? Ma sì, io ho sentito le associazioni di categoria che in qualche modo hanno manifestato qualche perplessità, nel senso che loro avrebbero voluto orari più estesi, però hanno capito perfettamente, perché una città più sicura, una città in cui le persone possono venire e soggiornare tranquillamente senza nessun problema, è una città che favorisce anche il commercio, favorisce l'intrattenimento, favorisce la movida. Quindi questi orari alla fine sono andati bene a tutti, anche a coloro che volevano riposare. Quindi diciamo che non abbiamo accontentato qualcuno in particolare, ma credo che abbiamo accontentato tutta la città. Andiamo a Teramo, nuove aree pedonali, tra cui quella di via Capuani dalle ore 15 alle ore 3 di notte, cambio dei sensi di marcia in alcune strade come via Vinci Guerra, tra le più frequentate di Teramo. L'amministrazione comunale ha approvato la relativa delibera di giunta, i cui contenuti sono stati illustrati dal sindaco D'Alberto e dall'assessore al traffico Verna. Vediamo. In questo ambiente fatto da Piazza Marti, Piazza Orsini, ma anche via San Berardo e via della Verdura, dove c'è un proliferare di parcheggi strani la mattina, li vediamo sotto la mattina, di furgoni. Abbiamo definito questa nuova indicazione, ma soprattutto ci saranno diversi stalli per i furgoni. Qui sarà in via della Verdura, in modo particolare degli stalli per il carico e scarico, ma anche in via Delfico, nelle aree limitrofe. Cerchiamo di definire diversi ambiti, in particolare ci sono 22 stalli in più per i carichi e scarico, 8 stalli in più per i diversi mendiabili. Anche qui vediamo a volte qualcuno con la macchina che parcheggia anche ovunque all'interno di questa piazza, e gli daremo proprio degli stalli indicati. È in via Mario Capuani, torna il Pilomat, e la pedonalizzazione dalle 3 di pomeriggio alle 3 di notte. Sì, appunto, questa è un'altra novità. Lì i commercianti addirittura avevano chiesto dalle 10 di mattina, che insomma, cose da dirle 20 anni fa è quasi da non crederci. Oggi invece sono i commercianti stessi che ci chiedono di pedonalizzare parti importanti della città. Abbiamo trovato un compromesso, perché anche i residenti poi chiedevano altre necessità, quindi dalle 3 di mattina alle 3 di notte. Sappiamo che la Capuani è una via molto vissuta e speriamo che continui a essere tale, ovviamente sempre nel rispetto reciproco soprattutto di chi ci abita. La delibera l'abbiamo approvata, adesso bisogna fare le ordinanze
relative e poi la segnaletica zona per zona, quindi faremo degli step Corso San Giorgio, via Mario Capuani, le piazze principali, via Vingiguerra, insomma andremo zona per zona, la ditta è già avvertita, cercheremo appunto di farlo ovviamente il prima possibile, anche perché prima migliora l'ambiente urbano in questa zona, prima si dà un diritto maggiore nel diritto dello spazio pubblico che i cittadini vogliono e meglio è anche per tutti quanti, per l'amministrazione in particolare. Restiamo in provincia perché è tornato a disponibilità della mobilità il sottopasso Marcelli in via Taranto a Silvi. L'opera finanziata dalla Regione Abruzzo permetterà anche ai mezzi pesanti provenienti da nord di accedere al lungomare. Vediamo. Riconsegnato da Rete Ferroviaria Italiana al Comune di Silvi il sottopasso Marcelli di via Taranto. L'opera pronta da un paio di settimane è rimasta bloccata per questioni burocratiche dell'Enel che non consentivano la fornitura della corrente agli impianti tecnici. I lavori sono stati finanziati per un importo di 500.000 euro dalla Regione Abruzzo. Nei prossimi giorni saranno definiti alcuni dettagli ancora da sistemare, ma il sottopasso è già perfettamente agibile. È una struttura indispensabile e fondamentale per la viabilità ordinaria area del comune di Silvi. Riapriamo dopo una settimana, abbiamo avuto un po' di problemini con l'Enel per una questione elettrica, però stiamo risolvendo, abbiamo risolto in parte le questioni. Siamo felicissimi, un'opera che questa amministrazione ha voluto fortemente, un contributo della Regione Abruzzo e oggi possiamo finalmente ridare uno sbocco soprattutto alla sicurezza dei mezzi di soccorso sul lato nord di Silvi. Dopo aver storto il naso per i ritardi sulla riapertura, ora i cittadini sperano di aver messo la parola fine ai pericoli derivanti dalle forti piogge e dagli allagamenti. Questa è una probabilità, quello dell'allagamento, ma è un'opera secondo me fatta bene, dunque speriamo che non ci siano problematiche in futuro, però considerate anche che stiamo facendo sovrappasso di emergenza con una cancellata di emergenza anche vicino alla chiesa Padre Pio, queste sono le condizioni sicuramente che possono dare alla città più sicurezza e ai mezzi di soccorso garantire l'accesso sul tratto costiero. Poi ci tengo a sottolineare il fatto che comunque questa era un'opera che era prevista da giugno a settembre, siamo riusciti ad anticiparla, non a posticiparla anche per una questione di responsabilità e soprattutto dare la possibilità dopo la metà di luglio di avere una struttura indispensabile per il territorio di Silvi. Questo è il grande impegno che abbiamo messo in campo e oggi possiamo dire che ci siamo riusciti. Questo accesso anche nell'ottica se ci sarà questa vostra volontà di poter portare il lungomare a senso unico. La città di Silvi è una città a livello diciamo strutturale della viabilità particolare, dobbiamo cercare di mettere in campo anche col piano urbano una mobilità sostenibile delle risposte sicuramente al traffico e agli accessi diciamo, di questo territorio in maniera che tutti possano convivere e avere dei servizi per Silvi. La pagina degli eventi, la celebrazione di Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte è uno degli aspetti che caratterizza la 37esima edizione del Festival Internazionale di Mezz'estate di Tagliacozzo. Vediamo. Le origini si perdono addirittura nella prima metà degli anni Ottanta. Parliamo del Festival Internazionale di Mezz'estate di Tagliacozzo, giunto alla 37esima edizione. La presentazione ufficiale nel cortile del Palazzo Ducale di Tagliacozzo, alla presenza del sindaco e di buona parte della giunta. Ma diciamo che il lavoro svolto dall'assessore alla cultura Chiara Nanni e dal direttore artistico quest'anno è stato un lavoro di eccellenza, come anche per carità gli anni passati, ma quest'anno abbiamo un cartellone che devo dire fa invidia alle grandi città. Mi diceva qualcuno, Roma non ha un cartellone estivo così bello e nutrito. Per carità, si licet comparare, siamo veramente contenti di presentare oggi qui a Tagliacozzo la programmazione della 37esima edizione che, come dicevi prima tu, si perde nella notte dei tempi. È un festival, credo, il più antico d'Abruzzo sicuramente e uno dei più prestigiosi d'Italia. Tra i primi 30 festival d'Italia, calcolate che in Italia ce ne sono circa 500 di questi festival e intanto aderiamo appunto a Italia Festival che è il club che raduna quelli più prestigiosi insieme a Spoleto, Torre del Lago, Ravenna e quindi siamo qui a presentare questo cartellone questa volta ai graditi ospiti che naturalmente già affollano la nostra realtà turistica, gli stessi concittadini italiacozzani. Dal direttore artistico Jacopo Sipari l'elenco dei personaggi.
personaggi che daranno lustro alla manifestazione. Che cosa avete preparato, che cosa proponete per questo 37esimo festival? Allora, un festival sicuramente straordinario, un festival che risponde a delle esigenze ben precise, cioè quella di dare un segnale forte di speranza a tutti quanti, soprattutto alla nostra regione. Allora abbiamo preparato un ricchissimo cartellone di musica leggera con Mario Biondi, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Noemi, Vinicio Capossella, Tosca e moltissimi altri, e poi tanto teatro con Panariello, Simone Cristicchi, Le mani meravigliose del maestro Giovanni Allevi. Quindi un programma che, come vedete, cerca un po' di rispondere alle esigenze di tutti e con un unico filo rosso, che è quello della ricerca vera della felicità, che probabilmente in quest'anno e mezzo ci è mancato, ma di cui tutti sentiamo la necessità. The Biggest Combat Rock Band sbarca a Pescara nel suggestivo scenario dello Stadio del Mare, un evento presentato oggi all'Aurum che vedrà il 13 agosto l'ingresso gratuito. Vediamo. Combat Rock Band sbarca a Pescara il 13 agosto, questo evento molto atteso. Cosa accadrà a Pescara allo Stadio del Mare? È una grande band, una band fatta da un centinaio grosso modo tra musicisti e cantanti. È un format che noi portiamo avanti da qualche anno. Abbiamo fatto vari eventi, abbiamo iniziato facendo delle serate con delle tribute band che si sfidavano, per modo di dire, sul palco. Quest'anno anche faremo un evento del genere con due band, una che propone un repertorio Beatles e uno Rolling Stones. E poi nel corso del tempo è nata l'idea di coinvolgere il più possibile musicisti e cantanti della zona, professionisti e anche amatori. È nata questa idea di fare una grande band e proporre degli eventi in cui suoniamo dei repertori prettamente rock, anche un po' per sfatare il mito che sia una cosa di nicchia. Infatti tutti gli eventi hanno sempre una grande partecipazione di pubblico e si divertono, dai bambini alle persone un po' più anziane. E quindi niente, ci saranno un centinaio tra cantanti e musicisti, batteristi, bassisti, chitarristi, che suoneranno tutti assieme. Quest'anno abbiamo dato come tema quello degli AC/DC, gruppo mitico australiano rock, che è un po' un gruppo conosciuto anche un po' per la semplicità, tra virgolette, di quello della struttura, quindi è abbordabile un po' a tutte le fasce d'età e anche a tutti i livelli di preparazione, anche se poi non è così semplice come sembra, però è un repertorio che si presta molto a suonarlo tutti assieme in una grande band. Insomma, sarà una giornata importante, una giornata di festa, una giornata che premierà la musica, la buona musica, con tanti artisti che verranno da tutte le parti d'Italia, speriamo proprio di raggiungere un risultato importante con tantissime persone che si iscriveranno, che insomma saranno protagoniste di questo evento, perché miriamo nell'arco di un po' di anni di investire, di essere i primi in Italia in questa manifestazione. Il Consiglio federale della FIGC ha dato delega al presidente Gabriele Gravina e ai presidenti delle componenti per le ammissioni e ripescaggi in B&C in seguito al rigetto dei ricorsi del Collegio di Garanzia del CONI per Chievo, Carpi, Novara, Casertana e Samb. Non conoscendo le motivazioni del collegio abbiamo deciso di aspettare, ha dichiarato Gravina nella conferenza stampa post Consiglio federale. Ci sembrava giusto ed opportuno aspettare il 2 agosto per la concessione delle licenze nazionali. Su un'eventuale pronuncia tardiva sui ricorsi presentati al TAR ha poi aggiunto: se lo farà a fine agosto non aspetterò nessuno. Per una questione di rispetto esiste una decisione negativa del collegio di garanzia del CONI. Noi vogliamo capire le motivazioni e fare delle riflessioni più approfondite. Il Consiglio ha poi indicato Cosenza quale società con priorità per le riammissioni al campionato di Serie B al posto del Chievo. Per la Serie C invece il Consiglio ha votato la seguente graduatoria per l'integrazione dell'organico: Latina, Fidelis Sandria e Siena provenienti dalla Serie D, Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese dalla Lega Pro, mentre a seguito della rinuncia della società Gozzano il Consiglio ha deciso di ammettere in Serie C il Picerno. Intanto slitta l'inizio della Coppa Italia, inizialmente prevista per il 13 e 14 agosto, il Consiglio direttivo della Lega ha deciso di posticipare l'inizio della competizione al 21 di agosto. Ultima seduta di allenamento a Palena questa mattina per il Pescara, si chiude oggi il ritiro nel comune del comprensorio Sangro Aventino. Ora 2 giorni di riposo, poi la squadra tornerà a lavorare venerdì pomeriggio al Poggio. Intanto è tornato a parlare Ledian Memushai, che torna sulle polemiche dello scorso campionato e parla della nuova stagione e della fascia di capitano che gli ha affidato Auteri. Vediamo. Ma a me non mi piace dire che sto al 100%, che 100% sto qua,
Io penso che è giusto che la società faccia le sue valutazioni. La prima cosa che ho detto dopo l'anno scorso al Presidente, gli ho detto: io qua non voglio essere né un peso né una zavorra. Nel momento che voi pensate questo di me, io sono libero, non c'è nessun problema se mi devo levare. L'importante è che le cose si facciano fatte bene, perché prima di tutto non vengo io ma viene il Pescara. Ho sempre messo, da quando sto qua, ho sempre messo avanti il Pescara e poi me stesso. Per quanto riguarda Grassadonia, l'ultima volta che ho parlato con Grassadonia è stato prima di Ascoli, dove lui stesso mi disse, dove io gli andai a parlare un po' così, parlammo, e lui mi disse: guarda, pensavo che oggi venissi e mi sputtassi in faccia, invece ti sei comportato in questo, per come ti ho trattato ti sei comportato da professionista esemplare. Da lì sono passati 3 giorni, sono andato in nazionale, mi sono fatto male, dovevo operarmi. Penso che lui non si sia neanche informato sul fatto di cosa avessi realmente al ginocchio, quindi anche dalle parole che ha detto ho pensato quello, che neanche si è informato di cosa avessi realmente di infortunio. Poi ho letto pure che lui pensa che quello non l'hanno confermato perché io stavo sotto contratto, ma io sarei stato sotto contratto con lui, con altri, quindi penso non sia molto intelligente il fatto di pensare che non l'hanno tesserato perché io stessi sotto contratto. Ma dobbiamo riazzerare tutto, dobbiamo resettare tutto e iniziare ad allenare, a lavorare come stiamo facendo in questo periodo, lavorare tanto, perché la Serie C è un campionato difficilissimo e penso che l'aspetto fisico sia importantissimo, e penso che fino ad oggi stiamo lavorando bene, si stanno formando un bel gruppo sereno, quindi sono contento. Allora, la fascia da capitano, per me il capitano è Fiorillo. Il mister preferisce magari come capitano un giocatore di movimento invece che magari il portiere, però fatto sta che è solo una questione di fascia, ma il leader, il capitano alla fine è Vincenzo, quindi cambia poco tra virgolette. E il 3-4-3-4-3-3 non mi interessa, l'importante in questo momento è che si lavora e si fanno le cose fatte bene come le stiamo facendo. Non solo il Palermo, c'è anche il Padova che fa sul serio per l'attaccante di proprietà del Teramo Pietro Cianci. Sul fronte arrivi è stato formalizzato l'accordo con Nigel Kieremateng. I biancorossi attendono di poter firmare l'allenatore Federico Guidi e l'intero staff tecnico. Tutto questo però non accadrà a breve, perché bisognerà attendere il comunicato di svincolo da parte della Federcalcio, dopo che la casertana ha incassato la bocciatura anche del terzo e ultimo grado sportivo. Intanto il capitano Andrea Rigoni parla del raduno della squadra avvenuto ieri al Bonolis. Vediamo. Sì, siamo pronti e siamo pronti a partire, a fare questi 2 giorni un po' di visite, di test, e poi a partire con il vero ritiro, con il vero lavoro, e si parte sempre con entusiasmo. Ma sono parole sicuramente che fanno piacere, perché vuol dire che è stato apprezzato quello che è stato fatto l'anno scorso. Però adesso è un altro anno, e quindi bisogna riazzerare tutto, rimettersi tutti a disposizione e incominciare la nuova stagione sapendo che non conta più il passato, ma bisogna partire col piede giusto quest'anno. Ecco. Ma sì, sicuramente una squadra in cui si riesce a costruire un mix giusto tra giovani e un po' meno giovani, perché vecchi è brutto da dire. È sicuramente una cosa che può con lavoro dare i suoi frutti, ecco. Ma sicuramente fa piacere iniziare, perché era tanto che eravamo a casa, non vivevamo lo spogliatoio, non vivevamo il campo, e quindi iniziare è sempre bello, e non vedevamo l'ora di incominciare la stagione, ecco. Ma sì, sicuramente dopo magari qualche settimana, un paio di settimane in cui cerchi un po' di ripristinare le forze, poi dopo è normale che si incomincia pian piano a riportarsi in forma, quindi è una normale estate che un calciatore deve fare, in cui deve piano piano riprendere per presentarsi al massimo poi, o comunque già in condizione al momento della ripresa.
Mancava solo la firma e l'annuncio ufficiale che ora ci sono. Massimo Loviso è un nuovo giocatore del Notaresco, l'esperto centrocampista classe 1984 che ha collezionato 58 presenze in Serie A con le maglie di Bologna e Livorno e reduce da una splendida stagione in Serie D con il Castelnuovo Mano con il quale ha realizzato ben 14 reti in 29 presenze. Già da un po' c'erano il direttore sportivo, il mister ed anche il presidente che mi hanno cercato. Sono rimasto contento di questo interessamento ed ho firmato per chi mi ha voluto fortemente. Le prime parole di Massimo Loviso. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Questa sera vi ricordo che alle ore 21 ci sarà un zoom in di approfondimento sui 7 anni importanti vissuti dall'Acqua e Sapone Calcio A5 per ripercorrere tutte le vittorie della formazione che questa estate ha detto addio al professionismo di calcio A5. Da parte mia l'augurio di una buona serata con i nostri programmi.